Oggi ci chiediamo che fine ha fatto la dance? Siamo a fine estate e puntualmente tra DJ facciamo sempre i soliti discorsi. Quest'anno non è uscito nulla di che, non c'è mica niente. Un po' come i fuochi erano meglio quegli altri anni, come si dice a Firenze. Che poi puntualmente andiamo a ripescare i brani che funzionavano l'anno scorso, chiaro segnale che qualcosa d'estate era uscito. C'è però un dato oggettivo, anzi ce ne sono due di quest'estate. Primo, mancano i veri tormentoni, la hit, quella super che ti accende la pista, soprattutto per quanto riguarda la parte più su di battuta, più da DJ, più discoteca, diciamo così. E poi è quasi sparita completamente dalle classifiche, dalle radio e anche dalle piste la musica dance o che fa parte dell'universo dance. David Guetta fa i remix pop, Bob Sinclar fa i brani pop. Nessuno dei grandi nomi della scena EDM è riuscito a fare dei brani degni di nota. Ma anche la house, che tutti gli anni si dice ritornerà, ancora questo ritorno si fa attendere e soprattutto mancano dei brani che riescono ad avere una certa popolarità. Manca, per esempio, quello che è stato l'anno scorso Kola. E anche nell'ambito techno, nessun brano riesce a sfondare il muro della nicchia. Purtroppo, per fortuna, è un dato oggettivo di cui tenere conto. È il momento storico in cui il pop si fa più elettronico o più ballabile e allora va a prendere il posto della dance pura. E è il momento in cui la battuta si fa più bassa e allora si fa fatica ad avere brani nuovi di un certo stile. E diciamoci pure la verità, la marcetta del 2013 non va più di moda. Forse qualcuno sarebbe bene se ne accorgesse. Ora, se vogliamo, uno dei pochi brani che possa far parte di questa categoria, che ha avuto un discreto successo, è Fisher Losing It. Però, insomma, niente di così straordinariamente popolare o, cioè, un bel disco, ok, però non è né in tutte le radio, in tutte le classifiche, e nemmeno è quel brano che da Ibiza fa il giro di tutti i club. Insomma, una hit, sì, ok, ma niente di così eccezionale dal punto di vista di popolarità. E allora cosa facciamo per noi un po' più avanti di altre sonorità? Aspettiamo. Sono mode che girano, sono cicli. E se qualcosa è più di moda un certo periodo, smetterà di esserlo nel periodo successivo. Anni fa erano completamente spariti i mezzi tempi, oggi invece sono spariti i tempi più veloci e ci sono solo mezzi tempi. I diciottenni ascoltano o trap o techno, niente di quello che ci sta in mezzo. Ora, non fatevela neanche prendere troppo male, insomma, non state lì a pubblicare i video dei Chainsmokers del 2014, di ah, come erano belli quando facevano questa roba qui. Sono cambiati i tempi, ora fanno altre cose, sono molto più pop, molto più lenti, e così tanti come loro hanno seguito questa tendenza e continuano a portare avanti questa tendenza. E allora, per chi fa invece altre robe, è un momento un po' duro. Sicuramente le mode ritorneranno, sicuramente ritorneranno sotto altre forme, magari sotto altri nomi, però è il momento in cui sicuramente non è il caso di seguire la moda che va adesso, perché è adesso e non andrà domani. Però per chi fa altri tipi di sonorità c'è da avere un po' di pazienza. Seguimi su Essere DJ oggi e alla prossima.